Oggetto numero uno. Interroga il consigliere Paparelli, la sicurezza Terni in Umbria solo un lontano ricordo. Risponde l'assessore Melasecchi. Prego, consigliere Paparelli. Grazie Presidente. Ma queste settimane, soprattutto nel mese di settembre, si sono verificati diversi episodi, quasi con cadenza diciamo settimanale o addirittura quotidiana, a Terni. Weekend caratterizzati da cruenti fatti di cronaca, droga, degrado urbano, mentre non ci è parso di sentire nessuna voce, nessuna risposta da parte delle istituzioni regionali e comunali in grado di fermare questo degrado, dando un valido supporto alle forze dell'ordine sia in termini di politiche di prevenzione che di controllo del territorio. La giunta regionale si è totalmente dimenticata del tema sicurezza e del degrado delle periferie e dei luoghi di socialità, dopo che questi strumenti sono stati agitati dalle destre a fini elettorali. Basti pensare a quello che accadde a Terni dopo l'omicidio Raggi e la strumentalità che ne è seguita. La Regione ha accumulato quasi 2 anni di ritardo nella sottoscrizione della proroga dei patti per la sicurezza di Terni e di Perugia. La legge regionale 13 del 2008 è rimasta in gran parte inapplicata, soprattutto sul tema della sicurezza partecipata come modello condiviso della vita civile e quale risposta organizzata alla paura e alla insicurezza. Non è stato fatto, almeno che ci risulti, nulla sulle scuole in favore dei giovani, sul tema delle dipendenze, come sollevato diciamo, anche in sede di commissione antimafia dai procuratori che abbiamo udito, sulla mediazione dei conflitti sociali e culturali. Non è stata rinnovata la convenzione con l'Università di Perugia, i cui studi sulla criminalità in Umbria erano fondamentali per modulare la programmazione delle politiche sulla sicurezza. È mancata una programmazione delle azioni di contrasto e prevenzione e di interventi con collaborazione con le prefetture e le forze dell'ordine per arginare il degrado e la paura che investono periodicamente i nostri centri urbani. Nell'interrogazione cito tutti gli episodi che si sono verificati il 12 settembre, il 15 settembre, il 23 settembre, sempre il 30 settembre, sempre il 1 ottobre tra Terni e Perugia. Ricordo, Presidente Squarta ricorderà le campagne diciamo, che venivano fatte in passato sul tema della sicurezza, oggi totalmente dimenticate, e considerato che la stampa locale di Terni ha riportato addirittura il 20 agosto, questo lo segnalo anche alla Presidenza, l'ennesima segnalazione sullo stato di degrado persino della sede della Regione, diciamo a Terni, dove ormai continuamente, nonostante le segnalazioni fatte a più riprese, sono accatastati quotidianamente rifiuti di ogni genere davanti alla sede della Regione. E quella piazza è diventata proprio un vero e proprio, diciamo, piazza di mercificazione delle donne. Ricordo diciamo, delle politiche di sicurezza del Comune di Terni sono quella famosa ordinanza sulle minigonne che mi pare che non abbia portato diciamo, un granché in termini diciamo, di fermezza rispetto al degrado che si sta ancora verificando. Ricordo che il 9 febbraio del 2015 fu siglato col Ministero degli Interni il primo patto per Terni Sicura. Quando io mi insediai era previsto il patto solamente per la città di Perugia. E ricordo anche che il 18 novembre 2017, lo ricordo ai colleghi della Lega, avevano addirittura organizzato una manifestazione, la sicurezza è solo un ricordo, riprendiamocela, scendiamo in piazza. Leggo testualmente, episodi di violenza e criminalità praticamente ogni giorno, vandalismo, spaccio, furti, rissi, parcheggiatori abusivi, eccetera, eccetera. Non mi pare che se quello fosse stato e non era lo stato di cose, quello di oggi
diciamo, è lo stesso stato di cose, forse peggiorato. Quindi vorremmo sapere quali politiche, quali risorse per la sicurezza la Regione intende mettere in campo, ricordando, recuperando i ritardi accumulati, e diciamo di conoscere se si intende rispettare il dettato e il ruolo dell'Assemblea legislativa. Questo lo dico anche al Presidente Squarta, che 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale dovrebbe portare un rapporto ogni due anni sulla criminalità, l'andamento della criminalità organizzata in Umbria, e il Consiglio regionale dovrebbe discutere e assumere provvedimenti. Questo non mi pare che sia mai accaduto in questa legislatura. E quali azioni eventualmente si intende mettere in campo con le prefetture e le forze dell'ordine per arginare questo tipo di degrado che sempre di più è presente nella nostra regione. Grazie. Prego, Assessore Menasecchi. Per quanto riguarda le politiche di sicurezza, si fa presente che la Giunta regionale, rispettato il dettato della legge regionale 13 del 2008, ha approvato nella seduta del 4 agosto 2021 l'atto 785, legge regionale 14 ottobre 2008, numero 13, disposizioni eccetera eccetera, proposta all'Assemblea legislativa. Successivamente il Presidente dell'Assemblea legislativa ha trasmesso al CAL la sopra menzionata DGR, atto numero 1018, proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale concernente atto di programmazione in materia di sicurezza urbana 2021, per l'espressione del parere previsto ai sensi dell'articolo 2,2 lettera A della legge regionale 2008. L'atto è stato discusso dal CAL, il quale con deliberazione numero 35 del 9 settembre 2021 ha espresso parere favorevole. Purtroppo l'atto in questione non è stato discusso in prima commissione e quindi non è stato approvato dall'Assemblea legislativa. Conseguentemente la Giunta regionale non ha potuto procedere all'emanazione dell'avviso per la presentazione di progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, che lasciava ampia discrezionalità alle amministrazioni locali circa le modalità di affrontare le problematiche di sicurezza di quei territori. Per quanto attiene l'atto di programmazione 2022, vista l'esiguità delle risorse al netto del finanziamento dei patti per la sicurezza di Perugia e Terni, si ritiene di dover procedere nel 2023 ad un unico avviso, prevedendo un maggior stanziamento delle risorse, onde evitare un frazionamento eccessivo che porta a ben pochi risultati. Per entrare nello specifico del patto per Terni Sicura, evidenzio che la revisione del patto stesso è stata più volte sollecitata da questa amministrazione ed avviata nel mese di novembre 2020. E dopo aver condiviso alcune revisioni con l'ufficio territoriale del governo di Terni, la proposta è stata trasmessa al Ministero dell'Interno. I lavori sulla proposta di patto sono ripresi nel febbraio 2022, a seguito di nostra sollecitazione. Conseguentemente lo schema di patto è stato approvato con DGR numero 147 del 2022. Approvazione, schema di patto per Terni Sicura 2022-2024 e successivamente sottoscritto in data 18 marzo 2022. Il 28 aprile gli uffici regionali hanno sollecitato la convocazione della cabina di regia del patto, la quale è stata poi convocata in data 25 maggio. Nel corso di tale riunione, dopo aver condiviso le criticità e priorità del territorio, si è chiesto al Comune di Terni di formalizzare una proposta di azioni da intraprendere in via prioritaria da poter finanziare con le risorse destinate al patto per Terni Sicura per complessivi 100.000 euro. Il 29 settembre gli uffici regionali tramite mail hanno sollecitato ai referenti del Comune di Terni, membri della cabina di regia del patto, l'invio di una proposta progettuale per l'impiego delle risorse regionali. La bozza di proposta, pervenuta in data 10 ottobre tramite mail del Comune di Terni, individua le seguenti azioni come prioritarie per arginare le problematiche inerenti alla sicurezza sul proprio territorio. 1. Implementazione presso la centrale operativa
della Guardia di Finanza del sistema di videosorveglianza comunale di sicurezza. 2. Installazione di telecamere di videosorveglianza presso parchi e area movida soprattutto. 3. Acquisto dotazioni di sicurezza. 4. Acquisto software per la rilevazione dei sinistri stradali. Massima disponibilità pertanto da parte dell'amministrazione regionale a sostenere le iniziative che il Comune di Terni vorrà intraprendere ai fini di garantire una maggior sicurezza dei suoi cittadini. Ma ad oggi si sta attendendo l'invio formale della proposta progettuale da parte di quest'ultimo per la liquidazione delle risorse. Per quanto attiene la convenzione con l'Università di Studi di Perugia, al fine di riallineare quest'ultima con la nomina del nuovo Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Vivibilità, organismo deputato tra l'altro a predisporre una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza e quindi al fine di sviluppare una maggiore sinergia tra studiosi di tali fenomeni che avranno il compito di supportare operativamente la Regione nelle scelte future, tale convenzione sarà rinnovata nei primi mesi del 2023. Volevo ricordare al consigliere Paparelli che purtroppo il tema della sicurezza urbana è un tema non è di oggi. Lui era vicepresidente della Giunta regionale e abbiamo avuto a Terni episodi drammatici. Ricordo l'episodio del povero Raggi, ma episodi potremmo citarne a decine e decine e decine. Quindi la situazione è quella che purtroppo conosciamo. Sa bene il consigliere Paparelli che i compiti della Regione sono di un coordinamento alto delle politiche di questo settore e non di andare ad occuparsi dei singoli specifici problemi, men che meno della quantità di rifiuti che si trovano davanti alla sede della Regione, su cui, devo dire la verità, ho sollecitato un numero innumerevole di volte il Comune di Terni nel provvedere, ho sollecitato nel mettere fototrappola per individuare le persone che continuano quotidianamente a mettere i rifiuti, ho fatto di tutto quello che era umanamente possibile per impedire quella che ritengo una vergogna. Mi auguro che i lavori che il mio assessorato con grande fatica sta portando avanti per la nuova sede della Regione a Terni in via Saffi procedano quanto prima. Ci sono stati problemi per quanto riguarda il patrimonio per l'acquisizione di una porzione di quell'immobile di proprietà del Demanio che ci ha fatto ritardare l'appalto tempo, di lavoro. Tempo, assessore. Chiudo, Presidente, per arrivare quanto prima al trasferimento della sede della Regione per evitare quella che obiettivamente è una situazione di fortissimo degrado dell'intero quartiere, via Lombardia, piazza Bosco, tutto l'immobile della ex Camuzzi, sono problemi di quartiere e soprattutto degli abitanti di quell'area che evidentemente non sono ben molto sensibili ai temi, per le ragioni che lei conosce, ai temi della pulizia, dell'educazione e problemi analoghi. Grazie. Prego, consigliere Paparelli. Sì, ma vede, assessore Melasecchi, se diciamo non ci fossero state queste campagne, Lega Blinda Terni, dove addirittura invocavate l'esercito e le ronde, questo voi della Lega, nessuno oggi diciamo, avrebbe disconosciuto il ruolo della Regione sulle politiche di sicurezza. Il problema è che voi fate tantissime promesse e poi non ne mantenete neanche una. Io stamattina, e questo lo dico non solo ai colleghi ma anche al Presidente Squarta, abbiamo avuto la conferma, ma io lo sapevo, che tutto quanto è accaduto, ci ha raccontato l'assessore Della Secca, accade dopo che io ho presentato l'interrogazione, il 4 ottobre, sulla sicurezza. La destra investe le stesse risorse che investiva il governo di centrosinistra, identiche, fa le stesse politiche, le delibere sono copia e incolla delle delibere dei governi di centrosinistra. Lo e...
copia e incolla, copia e incolla. Tant'è, assessore, che addirittura nell'atto del 2020, in quello del 2021, riportate gli stessi dati sull'andamento della criminalità che sono i dati che io utilizzavo nel 2018 per fare gli atti, perché sono aggiornati al 2018. Addirittura, quindi, la colpa, questo lo dico, è del Consiglio regionale, se non è stato approvato l'atto, la DGR 468 del 2020, è stata approvata a settembre 2020, la DGR 785 del 4 agosto 2021, arrivata in Consiglio il 5 agosto 2021, è ancora all'esame della Commissione, non è mai stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, quindi i fondi non sono stati erogati nel 2021, i fondi per la sicurezza, no? Al di là delle tanto sbandierate, diciamo, politiche. I fondi, i patti sono stati sottoscritti, le determine sono, guarda caso, del 3 novembre 2022 e del 7 novembre 2022, cioè poco dopo, se serviva, io vi prego, diciamo, fortuna che ci sono io, esatto, che faccio l'interrogazione e che vi ricordo, ogni tanto vi ricordo anche che ci sono, che qualcuno ha le deleghe alla sicurezza e c'è anche la politica di sicurezza nelle competenze della Regione, seppure quelle stabilite dalla legge 13 non trovano corrispondenza alcuna negli atti che vengono fatti, perché oggi abbiamo l'ennesimo annuncio che dopo 4 anni, nel 2023, verrà rinnovata finalmente la convenzione con l'Università degli Studi di Perugia, facoltà di giurisprudenza, così potremmo fare delle politiche di sicurezza con dati aggiornati al 2021-2020, non utilizzando i dati del 2018, dal 2010-2018, che erano quelli che venivano utilizzati nelle questioni precedenti. Concludo, Presidente, le risorse, diciamo, se vuoi leggere, invito a leggere, diciamo, la legge 13, perché non è stata istituita neanche la conferenza regionale per la sicurezza, è stato fatto, diciamo, qualche giorno fa da parte della Presidenza della Regione, con notevole ritardo rispetto ai tempi dettati dalla legge, e quindi, diciamo, trova conferma dalla risposta dell'assessore Melasecche che la legge regionale sulla sicurezza è totalmente inattuata. Quindi auspico che con questo intervento si possa, diciamo, ripartire con una discussione seria su un tema che è di grande attualità nella nostra regione. Prendo atto e concludo che il degrado che vediamo a Terni, a Piazzale Bosco, alla sede della regione, è tutta colpa del comune e di chi. No, io ho fatto le stesse segnalazioni. Ma c'è un particolare, assessore, che lei è stato assessore del Comune di Terni fino a qualche mese fa e che siete dello stesso governo. Mettetevi, fatevi qualche riunione in qualche stanza e mettetevi d'accordo. Basta, per togliere il degrado dalla città di Terni, che è imperante. Fra tutti sforato sia l'assessore che il consigliere. Oggetto numero 2, consigliere Mancini, risponde sempre l'assessore Melasecche. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Pensavo che fossero mozioni quelle di prima, visto i tempi che hanno richiesto. Io sarò molto più breve, Presidente, molto più breve. Questa interrogazione, assessore, è ovviamente firmata anche dalla collega Puletti, perché il tema riguarda l'Alta Valle del Tevere, quindi ci siamo, diciamo, presi la briga di ascoltare e portare l'attenzione dell'Aula a un tema molto caldo, che è quello del trasporto locale che riguarda gli studenti. Consapevole, Presidente, cari colleghi, che purtroppo ancora oggi succede che i nostri studenti arrivano sulle scuole, tra l'altro di grande qualità, del nostro comprensorio che li formano, con difficoltà, e questo in un paese quantomeno che vuol guardare al futuro è intollerabile. Ma ovviamente poi, assessore, lei risponderà, ma mi permetterò di fare una chiusura finale che penso che sia significativa e condivisa. Quindi, caro assessore, preso atto, secondo quanto riportato dalla stampa locale, delle difficoltà riscontrate da alcuni studenti residenti a Badia Tedalda, quindi che è un comune, come lei sa, situato in Toscana,
quindi nella provincia di Arezzo, di raggiungere con i mezzi pubblici l'Istituto Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello in orario per l'inizio delle lezioni. Ricordato che Badia Tedalda dista circa 50 km da Città di Castello e che diversi studenti si recano nella città di Fernate per proseguire gli studi superiori, per i motivi che ho detto prima, di qualità del livello formativo delle nostre scuole, e ringrazio ovviamente i docenti e i dirigenti, ricordato che le famiglie pagano circa 800 euro all'anno per abbonamenti a diversi mezzi pubblici per giungere fino al predetto istituto, ricordato che il percorso prevede il viaggio in autobus da Badia Tedalda a San Sepolcro, poi da San Sepolcro a Città di Castello ed infine con un servizio di navetta dalla stazione di Città di Castello sino all'istituto, abbiamo detto, Franchetti Salviani. Considerato che spesso l'autobus delle autolinee toscane previsto per le ore 7.02 parte alle ore 7.12, causando a San Sepolcro la mancata coincidenza con i mezzi in partenza per Città di Castello, facendo così arrivare gli studenti a scuola oltre l'orario massimo consentito. Tutto ciò premesso e considerato, interroga la Giunta regionale per sapere se intende attivarsi presso la Regione Toscana e le autolinee toscane per consentire agli studenti di Badia Tedalda di raggiungere gli istituti superiori di Città di Castello in orario per l'inizio delle lezioni. Tra l'altro sa benissimo, Assessore, che il tema di una natalità ormai pressoché sotto zero, molte volte è difficile anche formare le classi e quando abbiamo la possibilità delle nostre scuole di avere studenti in qualche maniera li scoraggiamo. Questo è ingiusto ovviamente e inopportuno per famiglie e ovviamente per i nostri ragazzi. Quindi la interrogo su quali iniziative intende intraprendere o eventualmente abbia già intrapreso. Grazie. Assessore Melasecche. Dunque, no, la ringrazio innanzitutto perché ha sollevato questo problema che ad onore del vero appena ho appreso dalla stampa questo problema ho personalmente telefonato al mio collega della Regione Toscana, Assessore Baccelli, sollecitandolo cortesemente ad occuparsi del problema. Mi ha detto che avrebbe fatto il possibile per fare in modo presso i servizi TPL della Toscana affinché funzionassero in maniera adeguata in modo tale da consentire agli studenti toscani di arrivare in orario presso l'istituto di cui parliamo. È chiaro che il tutto avviene anche in una situazione di confine in cui, come lei ben sa, stiamo facendo di tutto e la progettazione sta andando avanti per riaprire la ferrovia centrale Umbra in modo tale da ricollegare anche quel territorio della Toscana con Città di Castello, quindi fino a San Sepolcro. Ma ci eravamo espressi addirittura quando venne il presidente Giani, anche per favorire il cosiddetto sfondamento a nord in modo tale da arrivare da San Sepolcro ad Arezzo, come peraltro vorrebbe la provincia di Arezzo e il comune di Arezzo e molti cittadini di quel territorio, per integrare al massimo i nostri territori confinanti. Ne ho parlato con i dirigenti. Mi dicono che hanno sollecitato peraltro le autolinee toscane, lei sa bene qual è il problema. Prima le autolinee toscane erano gestite direttamente da Busitalia, che era lo stesso gestore dei servizi TPL dell'Umbria, quindi probabilmente c'era anche un maggior dialogo. Sta di fatto che devono provvedere, la pregherei di informarmi se da quando è stato sollevato il problema è migliorata o meno la situazione, perché nel caso interverrei ulteriormente nei confronti del collega della Toscana per fare in modo che questo servizio funzioni, ecco, a disposizione per tutto quello che è possibile fare. Grazie. Prego, consigliere Mancini, per la replica. Guardi, io intanto ringrazio l'assessore perché comunque della sua corrispondenza magari ne fa avere anche una copia a noi consiglieri, fa sempre piacere per verificare sul posto, dato che ovviamente San Sepolcro per noi è molto vicino. Ma assessore, quello che abbiamo anche tra l'altro recentemente, le do questa notizia, quindi la ringrazio dell'impegno eccetera, molte volte, guardi, è veramente banale che la politica debba in qualche maniera costantemente occuparsi anche di cose che il normale buonsenso a chi ha il servizio richiede il massimo dell'intelligenza e guardare l'orologio.
perché se la politica, cioè se i bilanci di comuni, province e regioni foraggiano dopo una gara milioni di euro aziende in parte pubbliche, in parte private, che i consiglieri, che gli assessori debbono semplicemente ribadire che in una stazione si parte quando arriva l'autobus con i ragazzi di prima, in alcuni casi ci domandiamo se qualcuno non è in grado di fare l'elementare, perché qualche volta assistiamo a questo ed è triste, perché in qualche maniera le risorse pubbliche le famiglie le condividono insieme ovviamente alle istituzioni, poi vedere questi casi è disarmante. Quindi non è il caso in cui la politica non agisce, ma chi ha avuto il servizio semplicemente guardare l'orologio. Tra l'altro, assessore, io la ringrazio per questa costante collaborazione con le regioni limitrofe. È ovvio, la nostra è una regione che è al centro, è chiaro che ha tre regioni vicino, questo ci impone una costante interazione con i suoi interlocutori delle altre regioni, ma questo è un problema che molte volte può valere anche per noi quando usciamo. In questo caso abbiamo affrontato un caso in ingresso, ma mi risulta che ci sono casi anche in uscita, quindi in qualche maniera una raccomandazione a chi ha i contratti di servizio di coordinarsi e di affrontare qualora emergano dicotomie con puntualità, perché poi alla fine non si crea nessuna spesa in più né per chi ha il contratto di servizio né tantomeno per le famiglie, si tratta solo di buon senso. Quindi io mi ritengo pienamente soddisfatto e per quello che riguarda andremo comunque a sentire i studenti per capire se questi disservizi sono stati definitivamente archiviati. Grazie.